Si è svolto a Treia l'evento per la valorizzazione delle eccellenze 10 e lode, che ha coinvolto le alunne e gli alunni della provincia di Macerata che all'esame di terza media hanno conseguito la votazione 10 e lode. La manifestazione è stata organizzata dall'ufficio 5 dell'ambito territoriale di Macerata, ufficio scolastico regionale per le Marche, in collaborazione con il comune di Treia e l'istituto comprensivo Egisto Paladini. Nel corso dell'evento si sono anche svolte delle performance artistiche che hanno caratterizzato il pomeriggio. Il dirigente dell'ambito territoriale di Macerata, Roberto Vespasiani, nel portare i saluti del direttore generale Marco Ugo Filsetti, ha voluto sottolineare come riconoscimenti assegnati agli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti, la lode, nel corso dell'esame di Stato per la scuola secondaria di primo grado hanno principalmente lo scopo di riconoscere quell'impegno costante, proficuo e quella serietà nella cura della propria formazione di cui studenti insigniti si sono fatti carico nel corso di questi complessi ultimi anni di scuola. Il loro compito sarà ora quello di far fruttare questi preziosi talenti per il bene loro, delle loro famiglie e dell'Italia intera. La dirigente scolastica Angela Fiorillo ha dichiarato: questa cerimonia è stata un'occasione molto intensa per tanti aspetti. È un evento per il riconoscimento del percorso che le nostre alunne e i nostri alunni hanno svolto e portato a termine in questo triennio di scuola secondaria di primo grado. È un riconoscimento legato a tutto il percorso e l'impegno continuo e proficuo per raggiungere l'obiettivo finale concluso con l'esame di Stato del primo ciclo di istruzione. È stata anche un'occasione di intrattenimento perché le alunne e gli alunni sono esibiti con performance artistiche e creative ed una bella opportunità per far incontrare le alunne e gli alunni delle varie scuole della nostra provincia. Credo che sia un aspetto molto importante anche perché molti di loro si ritroveranno a condividere il percorso di scuola secondaria di secondo grado.